Buongiorno a tutti, benvenuti ad un'altra puntata del nostro Quarantine Stories che sta avendo un palinsesto sempre più ricco. Oggi abbiamo con noi Silvia Ballestra, una scrittrice che pubblica libri dal 1991, che dal 2011 è membro del premio Bagutta. E che quest'anno è entrata nei 12 libri scelti per il premio Strega. E la invitiamo subito, speriamo di non avere problemi con il collegamento, che è un momento sempre difficile. Lei adesso è appena uscito un suo libro da Bompiani, La nuova stagione, dove parla di una storia di donne, di terra, di Marche e appunto ci tenevamo a sentirla anche per questo, visto che il suo è particolarmente colpita in questo periodo difficile. Ecco Silvia, ciao, ben Ciao, arrivata. Ciao. ciao, ciao. Allora, premio Strega, ma si farà, non si farà e come si farà? Che cosa succederà? Non ho nessuna notizia a riguardo, però certo molti festival, molti eventi legati al mondo dei libri sono stati annullati, alcuni rimandati come il Salone del Libro di Torino, come il Festival Libri Come a Roma, credo anche un festival importante che c'è qui a Milano sulla piccola editoria, sono stati tutti spostati. Sul premio non ho notizie, certo la finale del premio di solito è a luglio. Per cui Quindi ci manca incrociamo un le po'. dita. Sì, Esatto. incrociamo le dita, però è anche vero che è preceduta da un lavoro. Io è la prima volta che partecipo, quindi non lo conosco da dentro, però è preceduta da un lavoro di presentazioni, di giri, di lavori sui libri candidati, che a questo punto non so, insomma, fino a che punto riusciamo a farlo, anche perché in questo momento le librerie sono chiuse, quindi è come se i libri non esistessero, anche alcuni canali di vendita online stanno chiudendo la vendita dei libri per dare la precedenza a altri tipi di Ma articoli da perché la gente consegnare. non legge di più, visto che è a casa e che ha tanto tempo? Non. Dunque, io credo sì, una parte di lettori sicuramente insomma, si manterrà o forse si conquisterà, come dire, una nuova fetta di lettori, di persone che normalmente non hanno molto tempo per leggere, però dai dati che ho io e anche dalla mia esperienza personale, in questo momento si fa molta fatica a concentrarsi su qualcosa che non siano le notizie terribili che ci raggiungono, insomma, angoscianti giorno dopo giorno. Per cui anche per chi fa un lavoro creativo o comunque un lavoro intellettuale, penso anche a tanti insegnanti, ma agli studenti stessi, insomma, risulta un po' difficile Se concentrarsi staccarsi. avendo la testa da un'altra parte totalmente. Forse Se con un lavoro manuale è più facile andare si avanti, seguono invece. TG ossessivamente, purtroppo Sì. si è calati nella realtà, è difficile evadere. Senti, ma e il tuo libro? Parliamo un attimo del tuo libro. Il tuo libro è molto sulle Marche, no? La tua terra, una terra, ahimè, in questo momento, come tutta Italia, ma messa alla prova. Che legame hai con quella terra? Come mai appunto è così centrale nel tuo libro? Raccontacelo. Allora, io vabbè, scrivo e pubblico da quasi 30 anni, quindi ho scritto insomma, un po' di tutto, soprattutto romanzi e racconti, però anche qualche saggio. Cioè. E la maggior parte di questi miei romanzi sono un po' ambientati in quella zona lì, gravitano anche i primi, che pure erano ambientati a Bologna, avevano come protagonisti invece dei personaggi che arrivavano dal centro Italia. E poi, insomma, nel corso degli anni, ho continuato un po' a tornare lì, con le narrazioni, perché comunque diciamo, il mio strumento di lavoro principale, che è la lingua, poi attinge molto alla lingua di quei posti, perché comunque il dialetto, la lingua del centro Italia sono
formidabile mezzo per raccontare Per comunicare. sì, per comunicare a volte anche in via più veloce, insomma, dell'italiano standard. E quindi, insomma, ho un po' lavorato sulla lingua. Quindi questo, diciamo, è la cosa principale. Dopodiché, ovviamente, insomma, io vivo fuori dalle Marche, ormai ho passato più tempo fuori che non nelle Marche, perché sono andata via, Stai a che avevo Milano tu, no? 18 anni. Sto a Milano, però torno tutte le estati, soprattutto insomma da quando sono nati i miei figli. Vabbè, uno adesso ha 21 anni, però insomma sono tornata sempre d'estate, e quindi ho mantenuto un legame molto forte con le Marche, e fanno da sfondo, perché poi sono un grande serbatoio di personaggi e anche di situazioni anche molto comiche a volte. E però è vero che negli ultimi anni, dopo il terremoto del 2016, sono diventate anche un po', cioè ho sentito anche un po' come dovere il raccontare un territorio che in fondo non è molto conosciuto, perché noi siamo una regione un Ce le po' si periferica. dimentica è vero. Cioè, siamo una meta turistica molto importante, perché comunque molti vengono al mare d'estate, soprattutto le famiglie con i bambini, per cui mi fa sempre molto piacere quando incontro qualcuno che si ricorda di quando veniva al mare da piccolo con la famiglia. Però poi, insomma, appunto, è come dire, una meta molto specializzata in questa cosa. Poi si perde un po'. E invece ci sono poi anche tutta una serie di territori meravigliosi, come insomma i Sibillini, e proprio quella zona che è stata colpita dal terremoto. Dove è ambientato il tuo libro, no? Sì, nel mio libro fanno un po' da sfondo, sì, stanno sullo sfondo. Poi dopo io racconto una vicenda di campagna, insomma, di due sorelle che ereditano una terra e devono in qualche modo gestirla, pur avendo fatto scelte tutte diverse, essendo andate un po' per il mondo, avendo fatto studi diversi, e però devono anche occuparsi a un certo punto della loro vita della gestione di questa eredità, di venderla. E quindi tornano un po' sui luoghi dell'infanzia, della famiglia, della memoria. E che sono appunto queste terre alle pendici dei Sibillini, di fatto, e avendo appunto poi sullo sfondo questa terra che è stata ferita, molto ferita. E come dicevi tu, adesso sì, le Marche in questo momento poi sono una delle regioni più colpite dopo la Lombardia, dopo il Veneto, l'Emilia Romagna, poi ci sono le Marche, e questo dramma di oggi si assomma al dramma del terremoto, per cui non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista Logistico, economico. certo. Eh sì, e poi va a impattare su persone che magari stavano rimettendosi in piedi A dopo anni, fatica, appunto, certo. benissimo, e arriva questa ulteriore mazzata, e quindi è tutto, insomma, molto angosciante. Però il libro in realtà Esatto, parla di non c'è. un'altra vicenda, appunto, che è anche un libro leggero. Insomma, io sentivo, ci ho messo un po' per scriverlo, però volevo proprio anche un tono più leggero, pur insomma stando ancorata alla realtà, all'attualità, volevo anche comunicare qualcosa di più. Ecco, nei tuoi libri ci sono spesso delle donne, no? Cioè la figura femminile è una scelta, ti viene così? Com'è che ci sono sempre? Dunque, eh sì, no, io ho iniziato con dei personaggi maschili, che erano gli Sì, Antonini. certo, quello fu. E tutti mi dicevano: ma come mai, insomma, racconti dei personaggi maschili e ci sono poche donne, eccetera. In realtà, perché in quel periodo, durante gli anni della mia formazione, leggevo soprattutto libri scritti da uomini, perché tanto nel canone e nella storia della letteratura e nei libri che si leggono appunto per formazione, storicamente ci sono più uomini. Però invece poi, andando avanti con gli anni, ho scoperto una letteratura di libri scritti da donne, fantastica, favolosa, dalle scrittrici canadesi a quelle inglesi, anche a grandi narratrici americane. E quindi ho detto: no, ma che bello, cioè, mi si è aperto un mondo. E ho detto: beh, ma io comunque è un mondo che voglio conoscere di più, perché il mondo che conoscevo prima era un mondo molto al maschile, perché quello che ci circonda, anche nel nostro Ancora, paese, è sì, un mondo certo. molto, molto maschile. Sì. E Questo quindi in famoso realtà gender gap. si tratta di comunque di un posto totalmente nuovo da raccontare, di sperimentazione molto, molto fertile dal punto di vista creativo, la narrazione appunto sui temi delle donne, con protagoniste donne, eccetera. Quindi per me è più,
come dire, stimolante. Ecco, ma a proposito di creatività e di stimoli, come funziona il mestiere dello scrittore? Cioè, tu ti metti lì, ti svegli al mattino, ti punti la sveglia, ti metti lì, hai le 8 ore di lavoro, come funziona? No, io non ce la faccio, sono abbastanza indisciplinata e ammiro molto quelli che si danno appunto un tempo tutti i giorni, eccetera, eccetera. Io in realtà, insomma, scrivo quando ho trovato la storia da scrivere, cioè quando sono fortemente determinata a scrivere una storia con un'idea. Poi col passare degli anni, sempre più avendo in mente un po' già da prima la struttura, mentre prima procedevo un po' così, lasciandomi portare appunto dalle storie, dalla lingua, insomma, che si facevano un po' da soli in qualche modo, io le seguivo. È cambiato molto il mio modo di scrivere, perché 30 anni comunque sono 3 decenni, quindi Sei dipende anche una oltre. persona diversa con... Sono una veterana. No, voglio dire, dipende dalle occasioni, dipende anche dai libri. Ecco, scusa Quindi se ti poi. interrompo. Ci scrivono, sei tu che scrivi la storia o viceversa? Alessio Arena ci scrive. Un po', nel senso che appunto l'idea di base a questo punto c'è sempre, anche una vaga idea di struttura, di scaletta. Io lavoro molto sul montaggio poi delle strutture ultimamente, cioè procedo per blocchi. Questo ultimo, per esempio, è un romanzo, come si dice, a cassetti, nel senso che contiene anche delle altre storie rispetto alla storia principale, quindi come se uno a un certo punto aprisse un cassetto e ci trovasse un'altra storia, che ha una struttura che è una struttura romanzo classico ottocentesco, che però insomma oggi si è un po' persa, perché invece si segue più una narrazione classica con inizio, svolgimento, trama e conclusione. Io per Forse perché esempio, già si pensa alle serie TV o ai può film, quello darsi, forse io incide. ancora. Sì, io sono molto antica, ancora non riesco a pensare a queste cose. No, e quindi forse mi faccio portare io dalla storia, appunto. Ecco, ma appunto tu dici non riesco a pensare a queste cose, non incide secondo te il fatto che oggi si facciano tutte queste serie TV, non incide nella testa di uno scrittore? Allora, io rispondo per me, nella mia no, perché poi dai miei libri è stato tratto un film, dai primi due libri, Certo. La guerra degli Antò di Riccardo Milani, che poi negli anni è diventato un po' anche un film un po' culto. L'abbiamo visto Però, tutti. però, per esempio, ecco, quello è stato fatto 10 anni, più o meno 10 anni dopo l'uscita del libro, quindi è passato un po' di tempo, un po' perché io mi erano stati chiesti i diritti subito, però io avevo esitato perché comunque volevo che fosse, cioè, ci fossero delle garanzie rispetto ai personaggi, che ci fosse un po' di filologia rispetto alla musica, ai costumi, insomma, queste cose qui. Quindi temevo molto. L'ho protetto a lungo finché non ho trovato il regista giusto, che appunto è Riccardo Milani, che è bravissimo e che ha fatto un lavoro eccellente. Però appunto io rispondo per me, se gli altri invece pensano appunto in modo seriale o già puntando a una A priori. traduzione, sì, non lo so, può darsi, sì, anche perché è una via, anche No, quella. anche perché oggi le vie di un libro sono tantissime, no? Non so, Infinite, le mie un libro sono infinite. ormai, esatto, c'è la parte social, ci sono i book trailer, ci sono gli audiolibri che sono un'altra cosa, però uno magari deve anche pensare che possano essere letti, no? E a proposito. Allora, anche questo, sì, questa è una novità assoluta che io ho scoperto da poco, perché devo dire che non, finora non li ho usati, però vedo che si stanno diffondendo molto velocemente gli audiolibri, e la riflessione che mi viene da fare è che sicuramente, ecco, questa è una cosa che può cambiare la scrittura, perché un testo Certo. scritto per essere letto con gli occhi è molto diverso da quello che dovrà essere letto a voce, e quindi sicuramente questo influenzerà un po' inconsciamente, consciamente, non lo so, però impatterà sulla scrittura, così come sicuramente ha avuto una grande influenza il computer, cioè la Certo. scrittura Tu computer. scrivi al computer, scrivi al computer. Assolutamente sì, e devo dire che bene o male scrivo al computer dall'inizio, perché
in Transeuropa, che è stato il mio primo editore, avevano un piccolo Mac, uno di quelli piccoli, sai, non so se qualcuno se lo ricorda, era una specie di scatoletta, no? Piccola, con la tastiera, eccetera, che insomma è stato uno dei primi computer, quindi quasi da subito ho iniziato a scrivere al computer, sì. E le tue ispirazioni, da dove prendi ispirazione tu? Dipende, appunto, in Come realtà io ho scritto dicevi? molto diversi tra loro, quindi io prendo molta ispirazione dalle cose che vedo, anche dalle cose che mi capitano, dalle cose che conosco, però poi arriva il momento giusto per scrivere le storie. Per esempio, citando un mio libro di una decina di anni fa, I giorni della rotonda, ecco, quello era un libro che volevo scrivere da tanto, però mi sono servite delle fonti storiche, che erano le persone che avevano vissuto una parte di quella storia dal vivo, e le ho cercate a lungo. Ma è arrivato solo a un certo punto il momento di parlare, per accettare appunto di parlare e di confidarsi in qualche modo e di aprirsi con me, e poi dopo lì poi ho lavorato in parte anche su quei materiali. Quindi dipende, dipende molto. Senti, ma invece venendo questo periodo all'oggi, questa vita di clausura, cioè per uno scrittore forse non cambia così tanto, o anche la tua è cambiata, da mamma forse, oltre che... Allora, è innegabile che sia cambiata, perché basta buttare un occhio fuori dalla finestra e la situazione è molto angosciante. In più ci si mette tutto questo stravolgimento, uno sconvolgimento totalmente inedito nella storia, direi, dell'umanità a questo punto, perché è vero che ci sono sempre state le pestilenze, le epidemie, però che succedessero in maniera simultanea in tutto il mondo è la prima volta, perché prima Certo. procedevano per, no, cioè, ci voleva più tempo perché si diffondessero. Invece adesso accade tutto insieme, e poi tocca, per esempio, uno stile di vita che era quello degli ultimi anni, che è tutto da ripensare, dai viaggi al lavoro, a tante cose che ci sembravano acquisite, eccetera. Quindi è una vita totalmente stravolta. Dopodiché, stare in casa, sì, a me pesa meno che ad altri, perché sì, io di solito sono Sei rinchiusa e murata in casa. Quindi, però, ecco, insomma, siamo tutti nella stessa barca e quindi resistiamo, dobbiamo fare questo. Sirema. È per forza. Senti, ma se tu dovessi dare dei consigli, a parte la nuova stagione che consigliavo noi, ma che è il tuo ultimo libro, ma se tu dovessi dare dei consigli di lettura, tre libri che hai letto ultimamente, che consiglieresti? Guarda, ti dico proprio gli ultimi che ho letto o che sto leggendo, perché poi, insomma, a parte che li sto leggendo contemporaneamente, ma Ah, insomma, riesci a procedo un leggere po' lento. contemporaneamente? Beh, sì, Sì. vabbè, perché per lavoro comunque lo faccio, però poi scelgo anche a seconda, come dire, dell'umore e dello stato d'animo. Io sto leggendo un bellissimo fumetto che si intitola Atto di Dio, di Giacomo Nanni, che è una storia molto legata anche al terremoto, che mi è stato consigliato dalle mie amiche libraie di Matelica, e che non conoscevo, e che è veramente un capolavoro. E questo, diciamo, lato appunto graphic novel. Poi Me sto lo appunto. leggendo ok, poi sto leggendo La Traversata di Philippe Lanson, che è uscito per EO, che è la storia di un sopravvissuto, di un giornalista che è uno dei sopravvissuti dalla strage di Charlie Hebdo, che è un libro molto bello, però in questo periodo lo sto prendendo appunto a piccole dosi, perché diciamo il carico di angoscia ce l'abbiamo già durante il giorno, però è un libro È già più. veramente Ma una storia molto vera, bello. una storia vera. Sì, è la sua storia, la sua Sì. Ah, la sua storia storia, anche della scusa. riabilitazione, dell'attentato, della riabilitazione, è scritta Mamma mia. veramente bene, molto profonda, molto, molto bello, molto interessante. E poi sto leggendo invece di italiano Il Levitatore di Adrian Bravi, che è un libro che è appena uscito, che è un libro piccolino, è un libro molto anche divertente, con una vena surreale, comica, che mi sta piacendo molto, appunto, cioè, quindi cerco di variare un po' i toni e la scelta dei libri a seconda del momento. Sì, perché adesso forse è tempo da il diario di Bridget Jones come massimo peso da portarsi appresso. No, Sì, come... oppure che ne so, uno di quei bei thrilleroni che io chiamavo monnezzoni, perché proprio dici che ti leggi, non lo so, come ti mangi un panino con l'hamburger, cioè, giusto per
per riempirti un po' il tempo, diciamo, non manicaretti raffinati, però Apnea. Va un bene Silvia, panamuto. grazie infinite per il tuo tempo, grazie di essere stata con noi al Quarantine Grazie a Stories e voi. speriamo di averti con noi anche al festival che faremo a novembre, sempre dito Dai, incrociate. dai, certo, ma certo, dai, novembre sì, però, sì. Esatto. Va Dai, bene, e grazie. grazie e buone giornate. Ciao Buone Silvia. anche a te. Ciao, 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 ciao a ciao, tutti, ciao. grazie. Ciao, ciao. Ciao.